Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vienata, questo è il quinto episodio della nostra campagna con i Cirochi per fare l'obiettivo in Iron Man di prendere tutte le 13 colonie. Nello scorso episodio sono riuscito a vassalizzare Chakatao, certo non è proprio da manuale dell'arte della guerra, come ho vinto quella guerra, ma scusate, ma dopo tanti anni che non si fa nulla avevo voglia di chiudere subito la guerra, ma questo mi è costato perdere tantissimo manpower e perdere un bel po' di uomini, ma vabbè, non fa nulla. Allora, per non far danni alla nostra economia, io butterei via i vari mercenari. A sto punto le truppe le posso pure tranquillamente mettere a migliorare. Ci mettiamo di nuovo qui, anche se non serve a più nulla. E andiamo avanti con la nostra colonizzazione pacifica, fino ad ora. E vediamo un po'. Ho ancora troppe relazioni. Perché mai? Cosa diavolo dici? Io ne ho 3. Tu perché dici che io ne ho 4? Fammi capire. Ma mi stai pure togliendo un punto? Sta cosa è brutta, eh? Vediamo se il punto veramente ce lo sta scalando e solo una questione grafica. 62. No, ce lo sta scalando veramente. Incredibile. E quindi come la devo risolvere sta cosa? Ho ancora relazioni con loro in qualche modo? No, non li sto garantendo, non sono in alleanza, non sono più in una federazione, non ho altri rapporti, ho solo 3 vassalli. Vabbè, vediamo se andrà da solo via, oppure vabbè, al prossimo episodio mi sa che conviene riavviare di nuovo il gioco. Questo è un bel bug, eh? Bel bughettino. Quel calcolo è esatto, vediamo un po', perché io ho 5 qui dice che ho 5 più 3 base value, meno il national focus e meno le relazioni. Ah no, lui ha 4, scusate, quindi 4 più 3, 7, meno 1, 6 dovrebbe essere, invece mi sta dando 5. Ah, bel bug. Vabbè, fa niente, che dobbiamo fare? Non so se dopo un po' si resetterà sta cosa. Vabbè, comunque, pazienza, che dobbiamo fare? Posso fare nulla. Magari integriamo qualcuno? Loro li possiamo integrare? Nel 1498, loro non li possiamo integrare ancora. Ah, la colonia è finita? Ah, manco ci avevo fatto caso, quindi andiamo avanti. Posso salire di livello amministrativo? Buono, così finalmente prenderemo le nostre idee diplomatiche dell'esplorazione. Nemmeno ci avevo fatto caso, quindi esplorazione. Ok, secondo colonizzatore. Bene, bene, bene. Adesso non ho gli uomini. Sì, no, ce l'ho, perché tanto alla fine sono 500 qui che parte, mi fanno 2 gruppi da 3. E quindi posso finalmente portare avanti 2 colonie contemporaneamente, quindi questo velocizzerà un po' la cosa. In verità converrà anche di salire di livello diplomatico, perché mi serve sbloccare le navi, altrimenti posso solo colonizzare le zone adiacenti e non posso far salti. Vediamo se c'ho... No, non c'ho missioni tipo colonizza qui o colonizza lì. Vabbè, andiamo avanti. Quanto guadagno? Guadagno 2,28. Vediamo se possiamo un po' alzare la manutenzione. Addirittura posso mantenere tutto. Vabbè, tanto i soldi ce l'ho. C'erano core da fare? Sì, c'è un core da fare qui. Poi vediamo, magari posso comprare un po' di manpower a sto punto. 25%, quindi lo facciamo prima sulle nostre province più vicine. Un posto. Colonize Pamlico,
anche questa, però non ci posso arrivare perché è lontana da noi. Cioè non ho corra adiacenti e sono a livello 1 di tipo diplomatico, quindi non ho nemmeno le navi per andarci. Sembra strano, ma è così. Vabbè, quindi dobbiamo aspettare che succeda qualcosa. Ok, sto guadagnando soldi a Yosa, fa piacere. Poi man mano quando il nostro manpower sarà... Forse a sto punto la missione del manpower era quella da prendere. No, non ce l'ho più. Vabbè, pazienza. Comunque abbiamo recuperato già un bel po' di manpower. Adesso che finiranno tutte queste guadagnerò un altro po' di manpower. C'è morto il generale, vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Voglio salire prima di livello diplomatico, sinceramente. Perché poi più avanti, qui abbiamo un altro colono, ma sta qua in fondo. Quindi... Oh. Questo ci darà proprio la possibilità di creare delle trade ship e quindi magari di guadagnare un po' di soldi più dal trading. 0,60 al momento, non è male. Siamo partiti con 0,14. Adesso abbiamo ancora anche il Portogallo ai Caraibi. Eccole qua le navi. Castiglia. Tra un po' arriverà qualcuno, signori, Quindi ci dobbiamo proprio spicciare perché siamo ormai l'America è stata scoperta. Sentite la tensione. Allora, per quanto riguarda le 13 colonie qui a sud, dobbiamo arrivare fino a qui. Ok, quindi arrivato qui possiamo girarci dall'altra parte. Ah, tutto spiano. Andiamo avanti. Ah, ma io non ho preso l'idea per risparmiare i punti. Ecco perché. Ok, allora prima dobbiamo prendere prima questa. Ecco perché. Ok, adesso 1402. Vediamo prestigio. Adesso però, essendo arrivati al livello 4, ecco, un'altra cosa potrei fare, potrei spostare qui il focus. Posso togliere il nostro amico e mettere qualcuno per trade efficiency. La cosa che ancora mi fa girare le scatole è che stiamo continuando a perdere sto punto e non si capisce perché. Vabbè, pazienza. Allora, con loro mettiamo a migliorare le relazioni perché praticamente possiamo integrarli appena abbiamo finito la colonia. Ok, perdiamo dei soldi. Vabbè, potrei integrare sia Miami che l'altra. E per loro aspettare qualche anno. Pesce. Vabbè. Meglio di nulla. È arrivata un'altra tribù indiana. I Pawnee. Vicino a noi. Improve relation with, con i Pawnee. Sì, due li posso integrare entrambi, no? Ma vediamo quanto costano. 20 e 30, quindi dobbiamo partire prima con Miami. Al mese, quindi è arrivato a 3 mesi da adesso, o 4 insomma. 1 2 3 4 fermi. Ok, partiamo pure con loro, via, a posto. Quindi questo almeno ci risolverà il problema del punto che perdiamo, sicuramente.
Perdere stabilità o prendere 3 di inflazione. Ma sì, vediamo l'inflazione, ce frega a noi. 80% tutte e due. 100% uno. Ok, fatte tutte e due. Pelo pelo. Calcoli fatti bene, sembrerebbe. Quindi finite mese, andati. Va bene. Allora, adesso non abbiamo più problemi, no? Andiamo alla prossima. Colonize Roanoke. 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 Qua. Non ci posso andare, però vabbè. Ci arriveremo un dì. Perché stiamo perdendo soldi. Vabbè, pochissimi. Non fa nulla. Vediamo se si riprende in un paio di mesi dopo l'integrazione. La cultura non è accettata in nessuna delle due. Questa però sì, è accettata. Quindi non dovremmo avere grossi... meno 15 solo. Ancora perdiamo, eh. Come siamo messi come truppe? 16 su 23 adesso. Vabbè. Io metterei di nuovo a migliorare con loro le relazioni, così da riuscire ad integrare appena passano i 10 anni per la diplomatic reputation che va giù. A sto punto tolgo un po' di manutenzione magari alle colonie, tanto ormai vanno bene così. Ok, quindi quasi 2 ducati al mese. Perfetto. Però brutta quella cosa di diplomatic reputation, ci ha fatto perdere per un po' di anni un po' di punti. Ok, saliamo di livello e cominciamo a creare le nostre light ship. Quando è che ne possiamo creare massimo? 6. E quindi ne creiamo 6. Le nostre barche. 1, 2. Vabbè, non ci abbiamo i soldi. Lo faremo un dì. Gli occidentali sono arrivati da qualche parte. Sembra che no, qui si fa in guerra. Non ci dobbiamo veramente muovere. 1502. Gli due ce li abbiamo. Vediamo se ne posso costruire un'altra, sì. Ok, abbiamo le prime due light ship. Quindi gli indiani arrivano a mare. Ok, quindi il controllo adesso di questo nodo è nostro. Penso che questo ci dia un bel po' di soldi. 0,67. Sì, perdiamo un po' di manpower, fa nulla. Vediamo un po'. Che cosa abbiamo preso? Ah, di vas... di... Sì, ok, mi sono capito. E appena finisce una delle due... ci sapichi, vai. ...241, forza. Mi dà, si farebbe pure prima a far così. Adesso che posso farlo, c'ho le navi. Quindi se non avete almeno il livello 2 potete solo prendere province meramente adiacenti. Sappiatelo. Vabbè, l'abbandoniamo, non è che ci interessa al momento. Finiamo prima quelle che possiamo finire e andiamo avanti. Ah, mettiamo da parte i soldi, sì, mi piace. Tanto 2 ducati al mese, 84, 27 mesi, un paio d'anni. Con Chocatà abbiamo già migliorato le relazioni al massimo. Possibile? Eh sì, incredibile. Incredibile, vabbè. Fra quanti anni lo possiamo integrare? 31 maggio 1504. Ah. Allora, vediamo un po'. 13 colonie. E 13, quindi dobbiamo arrivare fino a Mocama. Quindi sicuramente dopo questa
No, qui dobbiamo mettere a fare il core. Dopo questa ci sposteremo a sud, così che abbiamo finito questa parte di costa. Ahia. Piglierò un prestito. Ok, è entrata un'altra colonia. Devo mettere a fare un altro core. Forza. Andate pure qui. Send. Andiamo avanti. Qui vedo che si ribellano. Sono solo 500. Vabbè. Incorporo il Chocatown Tower Country. Mi sa che possiamo farlo. Però mi sa che ho il modificatore negativo fino al 1511. Non so se procede. Vediamo un po'. No. Mi servirebbe uno statesman. Ah, che abbiamo. Bene. Ok, quindi si può fare. Si farà in 15 mesi. Un po' di prestigio. Andiamo avanti. Quindi altra relazione andata. Chi ci abbiamo più in relazione adesso? Quelli lì si attaccano, come vedete. Chi abbiamo in relazione oltre ciò Catao? Nessuno, perché ce ne conta due? C'è qualcosa che si è buggato alla grande. Oh, non lo so. Oh, più 8. Vabbè. Gli Wichita sta attaccando Pony. Allora, qui possiamo salire di tasse. Abbassare l'unrest. Buono. E vabbè, a livello militare mi sa che non ci sarà più molta urgenza di salire di livello militare, perché siamo noi a due. Tutti a due. Quindi vabbè. Quindi saliamo qualche altra cosa qui. Tipo, vabbè, abbassiamo l'attrito prima. Vabbè, e poi ci pigliamo pure quest'altro. Bonus non ce ne dà, giusto? Ci dice solo che, vabbè, uno dei tre modificatori che ci serve. Andiamo pure avanti. E le colonie le sto facendo. Un altro core entrato. Probabilmente devo fare le bestax, eccole qua. Di 1,25. A posto. Già che mi posso permettere pure qualcun altro. Facciamo pure questo. Posso salire di un'idea, ma non so se ne vale più la pena, sinceramente, perché arrivare qui in fondo è tosta, eh. Ci vogliono tanti punti. Forse con due per il momento mi sa che ci troviamo bene. Poi vediamo. Meno che come idee noi non ci abbiamo un nuovo colonizzatore. No. No, vabbè, allora va bene così. $3.65 al mese. Quindi forse potrei alzare un po' la manutenzione. Wow. Ok, va bene. Ok, Chocata è entrata. Al resto non ce n'è, grandioso. Velocizziamo un po' quelle due colonie. Tax modifier. Quindi tra un po' cominceremo a guadagnare un sacco di soldi. Allora, questo ci dà Diplomatic Reputation, Migration Cooldown, Bad Relation Over Time. Forse Diplomatic Reputation ci può servire di più. Andiamo pure avanti. Uh,
è un po' pestax. Tax modifier, ecco qua, qui sul mare. Di coro li ho fatti tutti, no? Sì. Ah, forse mi sono dimenticato, ma dovevo creare delle barche. Non ho i soldi. Fa nulla. Magari a sto punto abbasso un po' la manutenzione delle armate, però è rischioso. È rischioso perché, come abbiamo visto... Vabbè, fin quando c'è il bonus qui, mi sfrutto il bonus. Ah, ho pure dei debiti da 24,68, quindi forse è meglio mettere i soldi da parte. Mirare le relazioni con Pony. Vabbè, non ci costa nulla. Finalmente la stabilità, non stiamo avendo più altri hit, siamo a zero da tanto. Ma boh, arriva l'evento, già lo so. Ok, possiamo pagare pure quest'altro prestito. Ok, quindi guadagniamo 2 ducati al mese. Le nostre colonie stanno a 283, 208, 236, adesso è salito l'altro. Stiamo ancora guadagnando 35, non mi ricordo per quanti anni continuo questo fervore. Ah, le barche, scusate. Le barche, quante ne posso creare ancora? E altre 8 adesso. Qui ci siamo le barche. Mi 6 mesi ci vuole per mettere su una barca. Io direi di continuare l'episodio fin quando non finisce una di queste colonie, dopodiché ci fermiamo e andiamo avanti. Ducati 1 di stabilità, stabilità. Stabilità. No. No, non voglio costruire altre cose per il momento. Io fa un po' di barche. Forza. Come va col trading? Un ducato. Cheyenne. Dove state? Wow, dall'altra parte della mappa. Vabbè. Diamo dei soldi, il 50% di popolazione a Mokana, dei soldi, e che ci farà prendere un prestito, forse due, no, uno solo, dai. Ok, ci eravamo appena liberati dei prestiti, questo fa alzare pure l'inflazione ogni botta che succede questa cosa. Come va con le idee amministrative? Siamo a 2, 3 su 5. Ok, non voglio salire di idee, va bene così. Abbiamo un burré, 645, un burré a 56 anni però, quindi non andrà molto lontano ancora. A livello di colonie, ok, abbiamo perso il bonus del più 35, quindi è inutile spendere tutti questi soldi. Ok, ci mettiamo così. Bestax, perché no? Ok, migliora delle relazioni. Tarn Mokana into City. Alleanza con loro. Sì. Colonize Nanti Coke. Dov'è Nanticoke? È qui fuori. Ci posso arrivare qui? Spero di sì. Allora, li leviamo da qui, il nostro colono, e lo mandiamo a Nanticoke. Sì, arriva tra un po' di tempo.
Vabbè, lo richiamiamo, abbandoniamo la colonia. E altre missioni, Tarn Mokane in Teside, sì. Alzo di nuovo il maintenance, perché adesso ho di nuovo quel 35 all'anno, che velocizza un po' la cosa. Posso salire da qualche altra parte. Better relation, sì, better relation mi piace di più. Ci vuole ancora tanto per fare sta colonia. Continuiamo a costruire le nostre lightship. Ne sto costruendo altre 3. Arriviamo a 7. Va bene. Forza, 704, 732. Vediamo quanto dura ancora il modificatore del fervore coloniale. Mira 1515, mi sa 5 anni dura. Possiamo salire qualcosa qua. Stability cost modifier. Questo? Non l'ho preso l'età. Ah no, build cost, sì. Build cost, mi piace. Che costruiremo ancora tanto. Non sono ancora arrivati gli occidentali, almeno in vista. Io potrei prendere pure la seconda idea, pigliare io un esploratore e andare a vedere dov'è che sono arrivati. Però è inutile correre perché a quel punto perderemo un bel po' di soldi. Che adesso tutte queste costruzioni che abbiamo, nel momento in cui riformeremo, tanto fin quando non possiamo riformare, per riformare allora ci manca ancora un'idea diplomatica qua ed un'amministrativa. Quindi fatto quello, forse possiamo anche prendere in considerazione di andare incontro agli occidentali noi. Solo dopo però. Dopo questa posso tranquillamente andare dall'altra direzione e correre su. Eccolo qua, uno di stabilità, con un re quasi sessantenne ci vuole, perché... Ok, quindi è entrata una colonia, io a sto punto la prossima colonia la faccio questa da 4, mazza. Però è meglio farle vicino. A posto. Ah, prossima missione, aspettate, eh. Make Mokane Core. Quindi sì. A posto. Io direi che anche per questo episodio è tutto. Grazie ragazzi dell'attenzione. Ci vediamo al prossimo episodio. Se questi si allontanano, saltiamo addosso a questi 5. Non si sono allontanati abbastanza. Questa è una cosa che non avrei voluto, sinceramente. Siamo 17 contro 17. Vediamo un po' che cosa succede. Se prendiamo... No, non abbiamo preso penalità, bene. Quindi è stata una buona mossa. Abbiamo sicuramente tantissimo morale perché abbiamo la piety o piety al massimo.